tutti. Secondo voi sweepano loro? Cioè, Team Blue Sweep? Secondo me non è uno sweep perché ci sono mappe dove vedo... Sì, anzi, è uno sweep, è uno sweep. Vediamo se... Il punto qui... Smok, metti i punti. Secondo me Amatadei è un coglione. Che è proprio? Anche te mi senti male. Capite nulla. Metti i punteggi. E schippano i warm up. Ma anche te mi senti basso, Gigi? Sì, stanno bannando. C'è. Qua Marv banno mod 1. Team Red, sì. Su team, ci sta. Sì. Mod 1. Ci sta, un po' cringe. Che ban di merda. Banda veramente, cioè, da Marv. 5. Ma perché hai messo Runner Dash, Gigi? Non ho fantasia per le nuove due. Ma per Gigi, ok. Voleva... No, questa è una grandissima bugia, Gigi. No, ti giuro non ne conosco altri, non sto scherzando. Se volevi una bella tua mappa nel play, io dico... Ma l'ho fatta in 2 ore, fa cacare quella mappa, vabbè. Vabbè, è bella... Cioè, secondo me ci sta un po'. Vabbè, grazie. Come te lo svolge, credami. Vabbè, ovvio, fatto posto per un torneo. Comunque. Ok. Ora come vi sentite? Mi sento bello caldo. Ok. Adesso? Roxy bannano, cioè a item 2. Facebook è ban. Grave. Come si può bannare una mappa del genere così bella? Infatti, come fai a bannare il banger? Cioè, comunque è la svolta quella Eden 2. Cioè, è bellissima. Ma hai messo 2 mappe tue, Gigi, ma cioè... No, 4 non è mia. Vabbè, ragazzi, ma cioè, Gigi è un mapper che ha custom mappato per un sacco di tornei. È normale che abbia un sacco di mappe da... Al prossimo giro scelgo un po' di mappe. Ragazzi, se volete portarvi avanti per i prossimi pool, provate tutte le mappe di Gigi, perché sicuro ce ne saranno almeno una o due. Vabbè. Ragazzi, non è mai il punto che non riesce, cioè è Poggi che vuole che mettono anche i miei. Vabbè raga, ma cioè non è che abbiamo messo per ora mappe brutte solo perché l'hanno di Gigi, mi sembra, cioè. Mettete mappe di Marten. Reale Marten. Ora metto una tech di Manu 028. No, le mappe di Marten sono meglio. Stiamo attendendo il secondo ban del Team Red. Aspettiamo. Dovrei mettere il timer in questo caso, ma nessuno ci voglia. Nessuno ci voglia. Con l'Italia Official. HR1 ban. HR1 ban al Team Red. Secondo me questo è un buon. Cioè, hanno fatto bene a bannare lei. Ma basta bannarmi gli HR1. Cioè, sono no. Guarda. No, qua è giustificato, perché Rossi è bravo in HR. Guarda. No, ma in generale hanno banato sia Nomo 1 che HR1, che sono entrambe... Che consiste, sì, è coerente. Sì. Ora, ultimo ban per il Team Blue. Se ho su Italia Official, Un attimo, tanto siete un sacco di commentatori. Siamo un coltivo di liberi pensatori. Ok. Quante persone sono loggate in sto account al momento? Prova a scoprirlo. Secondo me almeno 4. Secondo me... Sì. Almeno 5. No, Roxy bannano mod 2. Cringe. Non te l'hai chiesto. Vabbè, io lo do a qualcun altro le credenziali allora. Quelli credenziali. Non neanche a me. Secondo me Amatadei si merita le credenziali di Italia Official. Sì, non le ha. Devo sentire il capo. Ok, allora un secondo. Ci faccio una stream di Osu. Flop? No, non te lo do più. Vabbè. Volevo fare qualcosa per l'Italia. Official Hoppy ce l'ha parlato. Aspetta un secondo. Ok, quindi se hanno detto che vogliono piccare per secondi.
Ok, Roxy Fistbuff, cioè Fistpick. Allora, chi viene dopo a guardare Azumango con noi prende le credenziali da su Italia Official. Ok, capisco. Capisco, capisco. Ok, attendiamo il Fistpick di Roxy. Il team blu. Molto interessante. Non la sto sentendo in questo momento. Cos'è partito? Oh oh. We don't drink the same coffee. Don't drink that. Il caffè razzista. Beh, lo mettiamo in un pool dopo. È CS6.5, è una KR2. Sì, è vero, reale. Talmente reale, però mi sembra un po' difficile. Per... Ma no, la metti in Grand Final. È Grand Final 6.8. Ma non è 6, mi sa che non è neanche 7 stelle. No, il pick no, guarda, il pick ancora dovevo sceglierlo. Primo 2 first pick. Oh, la CS5R8. Banger sta mappa, l'amo. Ricordiamoci che le regole sono almeno un hidden edge oppure almeno un HR o HDHR per team. Secondo te quali sono le line up qua? Secondo te ammazza dai. Qua stiamo cominciando a vedere un... Allora, lei manco sui team. Ma Nyx è forte a hard rock. In teoria. Allora Nyx HR... Nyx dovrebbe stare nel team blu. Ah ok, allora non c'entra un cazzo. Vabbè, Speranza mia andrà Hidden. Mirkap e Akinari andranno secondo me Mirkap, no mob, Akinari Hidden. Ok, ok sì. Ok, qua le sono molto solide, secondo me. Mirkap è vero, però c'è anche Marv, forse va a Mirkap HR, è vero. Sì, Marv andrà Hidden, cioè, oppure Akinari andrà Hidden, mi sa. Akinari va a Hidden di sicuro, Imo. Forse va easy per lo swag. Per lo swag. Ah, manca un Hidden, ovvio, non l'ho visto. Ah, ricordatevi no fail. Ce l'hanno, no fail, sì, ce l'hanno. Un nero entra in un ristorante sushi. Devono piccare un Hidden il team blu. Ancora non sono decisi. Un po'. Ma ragazzi, ecco quando si comincia, dai. E qua il team blu non si decide a chi far andare Hidden. Chi è che deve sopravvivere? Non trovano un player penitenza. Ehi, cazzo. Giocano in due. Sì. Ah, ok. Speranza mia Hidden. Perfetto. Chiaro. Non capisco cosa c'era da decidere, dai. Sì, infatti, non si decidevano. Ok, prima mappa del match. Secondo me questo pick è molto bilanciato. Cioè, onestamente non saprei dire chi vincerebbe qui. Anch'io ti devo dire. Cioè, entrambi i team sono low seed nel torneo. Dovrebbero essere... Mirkap no mod, buono. Secondo me... Ragionevole, secondo me. Hanno un vantaggio di consistency il team blu. Tu dici? Immo sì, considerando che è solo aim sta mappa, immagino. Beh sì, è molto un hard rock almeno. Sì, è molto semplice. Marv già un early break. Nyx hard rock secondo me la gioca bene. Sì, è possibile. Ma Roxy... mia Hidden la dovrebbe fare bene. Roxy so che è consistente in generale. Nyx in questi giorni sta provando di essere un vero cheater, quindi... No, guarda, io non ho mai visto un cheater con 90 di hack su hard rock.
sta provando di essere un cheater, appunto. Leggera lead per il team. Ma ci sono dei break ovunque, ragazzi. Che disastro questa mappa. Che ma in disastro. Effetti è difficile, cioè non è facilissimo. No. Quindi forse non ha provato il pull. Qualcuno qua non ha giocato il pull. Ok, tutte le full combo sono morte. C'è un leggero vantaggio o un leggero lead da parte del team blu. 40k. Si sta stringendo. Si stringe sul team rosso. Nessuno ha combo, letteralmente nessuno. Nessuno ha combo, ma Mirka e Piachinari recuperano. Mirka però non ha combo, ma ha un hack degna di Padre Pio, secondo me. A parere mio, almeno. Ha un solidissimo 99.3 di hack. E penso sia quello che gli sta facendo fare top score in tutta quanta la lobby. È esempio lo score più alto che c'è. Praticamente solo carrying. Namae, sì, no, Marv non sa, sta cavando granché bene con questo hard rock. Non si sta divertendo assai. Vabbè, come tutti sappiamo, una mod di merda. Mai quanto Hidden, ovviamente. Siamo a metà mappa. Mirkap che porta in braccio il team. Mamma Mirkap. Mamma Mirkap. 400 di combo. Niente, se Mirkap non missa, penso sia impossibile per il team blu recuperare. Test account di Asi Italia ufficiale. Questo è andato bene per il cesso. Ok, sì. Questo score di Mirkap è veramente, veramente solido. Mirkap carry a tutto il team. Mirkap, sì. Ragazzi. Come tutti si aspettavano. Sì, è stata una buona mossa per andare Mirkap no mod, perché è praticamente uno score buono assicurato. Ma porca miseria, Mirkap, che cazzo combini? Ma porca miseria. Asforiamo in un poco, oddio. Niente, solido. Hanno vinto nonostante lo score di Marv. Sì, Marv un po' straclato qua, eh. Mi spiace, ma c'è da dirlo. Vabbè, non è un hard rock player. Penso che nessuno sappia giocare hard rock in quel team, in effetti. Almeno non benissimo. Ciao Proioxys. Ciao Proioxys. HR merda, Marv malda. Nyx ha la febbre, aia, debuff. Primo breakpoint, cioè prima mappa e primo breakpoint anche per il team red. Questa proprio non ci voleva. Devo cambiare la password, fratello. Secondo me sono almeno tipo 10 persone. Sto cominciando a pensare. In questo account sono almeno 10 persone, ne sono convinto. Alpinisti hai un po' incazzato qua. Ma Mesh, hai le credenziali di Italiosu? What the hell? What the hell? Tra l'altro precisiamo, questo è un match da loser bracket. Questo vuol dire che chi perde questo match è fuori dal torneo. Io te lo faccio. Sì, no, hai ragione, Mesh. Me ne ero scordato. Hidden 3. Ottimo pick. Un pick veramente devastante per il team red. Boh, il team di Fanboy, c'è poco da dire. Team di Fanboy, però è il team di Fanboy che abusa il team di quelli che non riescono a leggere. Dei pedofili. No, Dem, queste cose non le puoi dire, mi sa. Ma come? Mi stanno censurando. Non devo dire pedofilo.
1984. Mi sa che pedofilo non lo puoi dire. No. Vabbè. I cessi da chi hanno perso? I cessi hanno perso dal team di Namae. Eh sì, hanno perso 6-2. 6-2 dal team di Namae, sì. Senza che Namae giocasse, tra l'altro. No, sì, Namae ha giocato. Sono il team di Namae. Il team di Namae è Daniel Roxas, Poggi, Shaikino, che non ha giocato, e Ganyu, sì. Ganyu 1. Tra l'altro è vero, hanno perso contro il team di Namae senza che due persone giocassero. Questo dice molto sulla nostra società. Ok, stanno muovendo nel lineup. Stanno spostando, li vedo. Queste qua sembrano le app, allora. Questo team, guarda, allora, questo pick lo vedo molto one-sided verso il team di Mirkap, sinceramente. Almeno dal mio punto di vista. Certo, sono d'accordo. Sì, è abbastanza one-sided, però ovviamente non si può mai dire con certezza. Ah, Roxy left the game. Attenzione, cambia all'ultimo. Piccolo cambio di lineup. Entra Nabe al posto di Roxy. Che ti devo dire? Per questa Nabe... mappa. E per questa mappa forse potrebbe anche essere ragionevole, visto che Nabe sappiamo che legge Hidden. Comunque, visto che i tempi sono molto molto lunghi, mi vedo costretto a usare il timer. Altrimenti poi non ci sbrighiamo. Dalla prossima mappa uso il timer. Non mi andavo a utilizzarlo, però mi sono costretto, mi sa. Full luck. Mappa sta startando. Questo gran banger di Canzone, ovviamente. Assolutamente non pullato da me stesso. Questa mappa più che Hidden Tech dovrebbe testare Hidden Flow Aim maggiormente. Non ha molte cose tech in generale. Vabbè, ma cioè, è una Mirkap map. Abbastanza. Un po' la intro. Un po' di accuracy bassina. Ah, già degli early break sulla prima spaced parte del team blu. E nessuno sta accando. È la intro. Stanno scaldando. Mirkap break. Vabbè, gli altri stanno missando tutti. Ma stanno missando tutti in generale. Akinari, maestro delle stream, continua duro. Akinari, maestro delle stream, full combo con 89 di hack. Ma ce lo teniamo, va bene. Ci sta bene così. 140k. E comunque bellissimo. Più dello score del team blu sommato, quasi. Anzi, sì. Si sta letteralmente facendo 1v3 in questo momento, Akinari, mi sa. Quasi. 193 e 200k. Akinari, acquisto molto... come dire... ottimo acquisto durante l'asta. A quanto pare, sta rivelando essere molto molto buono. Sì, ma io non capisco perché è costato così poco, tra l'altro. Okay. Attenzione a Nabe. Sì, attenzione a Nabe, oddio. Oddio. No! Niente da fare. Mirkap pure, ragazzi, questa mappa è un completo disastro per entrambi i team. Oh mio Dio. Break ovunque, nessuno riesce a fare combo. Sarà un po' difficile. Io non pensavo fosse così difficile questa mappa. Sono sincero. I breakano, però Mirkap e Akinari hanno degli score decisamente superiori al resto della squadra. Un gap gigantesco di 300k, anzi quasi 400.
2-0, signori. L'unica di Mirka. Maro scrive: zio, ho il poderetto gusto cioccolato al posto delle dita. Sta copando duro. Sta copando duro. Sì, questo è a hard coping, devo dire. Ma lasciatelo copare. Sta vincendo. C'è un po' il culo carriato, eh. Non avranno mai il culo carriato in un torneo draft. Allora, non mi piace. Allora, questo forse andava specificato nelle regole. In teoria non si può cambiare la lineup prima di aver dichiarato un pick. Dovresti dichiarare il pick e poi cambiare la lineup. Però lo stanno facendo comunque. Non vuol dire. Secondo me almeno non dovresti poter cambiare la lineup. Dai, non fare il no, mezzo. Cosa stai intendendo? Ma sono ragazzi, falli divertire. Intendo che stanno cambiando le lineup senza aver dichiarato il pick. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega, lo so, però a me sta sul cazzo sta cosa. Non mi piace quando le persone lo fanno. Sta inventando una regola. Non è una regola, infatti. Ah, pensavo che fosse una roba che succede spesso. No. Dico, fossi contro il team di Roxy mi incazzerei. Vabbè, sì, ma... cioè, visto che hai messo il timer. Sì, ho messo un minuto e ancora non l'hanno scelto. Metti il timer di un minuto e mezzo, così... Oh, roll. Non ho tre. Devo andare a guardare Azumango, ciao. Vabbè, addio. Azumango da io. Per favore, dai. Non la smetto. Alt map. Sembri Nick, sì, sono un redditor, scusa, mi spiace. Stiamo dicendo le lineups intanto. E sta... ah sì, sta anche tipo un misto tra Flow e Snap, a quanto ricordo io. Leggermente. Marv sta cagando il mattone. Arrivo subito. La cagata durante il match non è molto worth. Mi ha insegnato Hiroshi. Vabbè. Va bene. Caso canzone molto molto carina. Marv Giga Chad. Classi. Io l'ho visto, non è un giga chat. Poi è bene comunque, Mario. Early breaks di già. E da parte di Mirka. Marco, da parte di tutti? Da parte di tutti. Tranne Kineri e Nave. Che probabilmente adesso, ecco. Neanche ho finito di dirlo. No, hell no. E siamo nella prima parte calma della canzone, prima del FKI. In aria ancora FC. È l'unica persona che non ha ancora breccato, ma questo si vedrà bene meglio nel FKI. Breccano tutti, anche Akinari. Akinari. Non ci sono combo da nessuna parte. Non si trova la combo, ragazzi. Questa combo non... Naibe. Chi l'ha pronunciato Naibe? Io dico Nabe. Mi sa che sono stato io. Sei un grande. Ho detto Naibe. Naibe. Grande, grande mancio. Io amo mancio. Lo scigliatore a barese. Oddio, qua ci sono tre combo contro una.
Questa è una sì, infatti la lead sta stringendo verso il team blu. Oh mio dio. Oh mio dio. Break ovunque. Roxy rimane. Roxy rimane. Rimane. Probabilmente la lead passerà. Riporta la lead al suo team. Già. Brecca. Ma no. Lo score più alto però ce l'ha ancora Mirka. Un solidissimo 98 di hack. Sì, qui dico la così si fa sentire comunque. Sì, è vero, anche se hai una combo molto molto bassa, avere una hack buona come quella di Mirka ti porta un vantaggio enorme. Anche se qua abbiamo tipo 80k di differenza. Molto molto close. Non ci sono combo da nessuna parte ancora. Siamo nell'ultima parte della mappa, l'ultimo PI. E ti devo dire che questo pick sarebbe già divertimento. Non è ancora detto l'ultimo, forse. Ma sì, perché è un ancora... Oddio, se succede un patatrack a fine mappa potrebbe anche... Oh, attenzione! Roxy? Roxy ce la fa? No, non ce la fa, non c'è tempo. No, no, è finita. Peccato. 3-0. Che dire? 3-0. Pick per Cesso Team. Sì, in effetti questo pick secondo me contro un player come Mirkap non è stato 300% intelligente. Nomo 5 subito il pick. Nomo 5 senza... Madonna, il pick schizzoide? Schizzo pick. Il pick definitivo. Ma il BG di questa mappa è il girasole. Ma è una host di piante contro zombie, appunto. Ah, ok. È per questo che è il pick schizzoide. È CS6 R9. No, aspetta. Non è CS6, è più piccolo questo. Non riesco a leggere. CS7.7. Altro questa mappa. No, non l'ho scelta io volevo scegliere qualcosa di molto molto peggio. Siamo noti leggeri su sta Nomo 5. Capisco se sono sti pool ad essere troppo difficile, io estremamente sega. Mesh, qua... qua meglio se non parlo, Mesh. Meglio se non parlo, Mesh. No, vabbè, dai, si scherza. GLHF durata anche brevissima, solo 1 minuto e 47 secondi. Sì, è molto corta, però è anche molto intensa. Poi letteralmente break ovunque perché è quasi CS8. Vabbè, Mesh, devi anche considerare che questo è un match tra i due team più low seed di tutto il torneo, eh? Quindi ha anche senso. Se non sbaglio, il team di Mirkap è bottom, tipo ottavo, e il team di Roxy è settimo, penso. Vedo un attimo. O sesto. Sì, Cesso Team, ottavo. Team di Roxy è quinto. Quinto. Quindi comunque non stiamo avendo un match tra i più forti del torneo. Ecco. Izzo pick. Roxy, unica combo in tutto il match. Breaks ovunque, il team rosso non riesce a tenere combo e Roxy becca. Dopo chi gioca, alle 8 c'è il team di Minamae contro il team di Miyaki, cioè contro te. Abbiamo capito che era fair. Sì, Mesh, giochi alle 20. E io vorrei capire chi ha scheduato alle 20.
peggio peggiore di sempre. Chi ha schedulato le 20? Loro, non io sicuramente. Sono pazzi. Sì, sono assolutamente pazzi. Qua Speranza mia e Roxy stanno dando il meglio di loro. Decisamente. Roxy... Roxy, 200k. Sono sì, è abbastanza... abbastanza solido, considerato il resto della lobby, eh. Marv, non gli piace TS8, Marv, è piuttosto ovvio. Mi dispiace un sacco per lui, costretto a giocare CS8. Però si speranza, veramente. Bomber scores. Quasi 500k? O 500k per... no, quasi 500k per Roxy, wow. Ottimo score, veramente, veramente buono. Si vede che ha provato la mappa. Tra l'altro breakpoint per il team blu. Questo era un breakpoint. Ma questo era un picchio del team red, assurdo. Sì, era un pick del team red questo qua. E adesso è pick per il team blu. Muggio 3. Quindi adesso il team... sì. Oddio. Oddio, sono giocando in 3. E gli altri due sono finiti. Oh cazzo. Questo potrebbe essere un problema. Un ottimo score, veramente solido quello di Roxy. Quindi adesso il team di Roxy deve piccare bene, perché ha appena preso un breakpoint, quindi devono concentrarsi al massimo in questo pick, perché se scelgono bene hanno una possibilità di rimonta. Marv picca per il team avversario. Sì, a quanto pare è vero, il team di Roxy dovrebbe essere specializzato in speed, ma per ora tutte le ADT sono ancora open. Attenzione, fanno parlare il roll. Roll? Roll 2? È uscito uno, quindi probabilmente... Primod 1. Oddio. Primod 1. Erano indecisi. Questi pick non li sto capendo benissimo. Neanche io. Secondo me devono andare sulle 3 DT. Sì, il fatto che ci sono ancora tutte le DT open... non capisco chi dei due si sta cagando di più. Secondo me il team di Roxy ancora non si rende conto che il team Red sta con 3 persone. Forse vogliono inferire sul fatto che Marv non riesce a fare più di 100k a map. Vabbè, ma hanno giocato 4 mappe di 2 e erano CS40 e Marv CS alto è un po'... Magari esce la God Mod come in Nomad 5 e riescono a prendersi il pick. Nonostante stiano giocando 3v2. Praticamente. Vediamo un attimo le line-up. Banger. Ok. Per ora Marv non si accontenta dell'int sul primo 2 e vuole andare a Aatrox sul primo 2, no? Lasciando il posto dell'int per Akinari. Posso HDHR infatti. Ok, ho i due fratelli, prendiamo l'azio. Ok. Sì, questo è veramente un banger pick, mappa scelta da me. Mi prendo tutti i crediti, ciao. Quindi abbiamo Marv HDHR, palle titaniche, palle mostruose.
Roxy, un po' tiltato dal suo essere Cyprid, smocca? Ok, no, ho smesso. Questa primo Duno è molto lunga. Mi sa che è la più lunga del pool. Mi sa. 18. Di primo mod oppure di mappa in generale? In generale, penso sia la più lunga del pool. Oltre al TB, ovviamente. No, abbiamo il Denuno. Il Denuno è più lunga di un secondo. Ah, Mirka, oddio, mi sono perso il Lilibet di Mirka. Marv Brecca. 3 FC contro 1. 3 FC contro 0. Siamo ancora in sua mappa, questa è anche la intro. Però già questi breaks ci fanno capire come il Team Red non sia molto confidente su questo pick. Ecco un po' comunque Roxy unica col combo rimasta. Un quarto di mappa. Hack discreta. Un combo, ma 90% se vedi Mirkap con comunque aveva breccato. L'accuracy si fa sentire. 117k. Senti sì. Un po' messo a caso, Roxy confuso. Ok, sì, questo early break da parte di Mirka è stato un po' niente, infatti ora sta racimolando un bel po' di combo. Una mod hack solidissima. 98 di hack, 500 di combo, per ora è lo scop più alto. La lead sta allargando tantissimo. E per ora, a quanto pare, la differenza non sta facendo precisamente Mirka. La mappa nave Mr. Trap hanno ancora quasi 300 di combo, ma oddio, sai che allora pure si e ho capito, però se Roxy raccoglie un po' di combo e Mirka missa ancora è recuperabile questa, secondo me. Sì, se la mise non è esagerata è nato. Ragazzi, che cazzo. Che palle. No, a meno che Mirkap non inta da adesso in poi, questo pick è molto difficile da recuperare. Lo score di Mirkap è molto solido. Che secondo me è bello che è andato questo pick. Vai. Break comunque, no, questo per il team blu, questo è un pick che veramente Mirkap break non è abbastanza. Insomma, alla fine mappa. Questo break di Mirkap non è abbastanza per far vincere il team blu. Mi sa che questo pick è giudicato. La mappa sembra molto carina, peccato che Dio è santo. La mappa è molto bella, sì. Il 100k di lead è, penso sia troppo tardi per poterlo recuperare. Anche qua la differenza l'ha fatta l'accuracy, decisamente. Mirka anche... solo carry. Sì, Mirka solo carry, letteralmente. Gappati tutti completamente. Solo lui matchava due score. 4-1. Guarda, Mr. Trapa, purtroppo devo darti una brutta notizia. Anzi, no, dai. Evita, dai. Evitiamo. Siamo family friendly. Family friendly qui, sì, esatto. Non c'è spazio per la tossicità. No, niente tossicità, niente.
Esatto, Tommaso. Trappa dovrebbe mettersi un po' gli occhiali se non riesce a leggere. Esatto, ottima proposta. Quindi su pick del cesso team, cosa possono andare? Cosa possono piccare? Nomod 4, la tech. Che tech contro il team di Roxy è buono. Penso sia un pick azzeccato. Snappa con 20 a dire che l'ho fatta io, ma in realtà è di 0DP. Dici quali sono i ban? Ah, guarda, se vuoi la mettiamo in Grand Final, la top diff Margo. Ah, rimangono questa. Ah no, ok. Speranza mia sulla tech. Mister Trapa esce. Tocco in tech è tipo Worcester player. Tu dici? Potrebbe Vedremo. essere. Ok, i giocatori sono pronti. GL, ok. Speranza mia comunque è un nome troppo potente. È veramente. È troppo forte sto nome. Va super duro. Devo dire bel set, molto molto carino. Mi chiedo chi l'abbia fatto rankare. Un po' una merda, se devo dire. No, è anche molto bella, e tu non capisci assolutamente un cazzo. È una tech molto reading based, come si può ben vedere a R9. Due psi contro uno, aia. Subito i breaks da parte di entrambi i team. Anche se qua siamo ancora nella parte facile della mappa. Ah, Qua tra poco è quasi entra nel un po' nel vivo. Un po' nella parte slider aim. Potrebbe esserci, ecco, qualche break. Break importante da parte di speranza mia. mia. Roxy tiene ancora. Rimane Rox. Roxy brecca. Perché allora rimane solo Mirka. Mirka punica sul combo. Che ribalterà il risultato. Si entra in PI, Mirka brecca. Oddio, la lead è molto close, oh mio dio. No, questi break però, oddio. No. Niente. Becca Mirka. Becca Comunque i finali. binari hanno combo. E qua però stanno. No, breccano troppo da parte del team blu. Sarebbe molto difficile recuperare in questo caso. Se continuano a breccare, devono avere un po' di combo. Adesso è arrivata una parte della mappa in cui è difficile Mirka fare combo. brecca? Roxy ha un po' di combo? Non è abbastanza, Mirka secondo me. brecca ancora? Oddio, è closissima. È Cioè, closissima. Kinari che ha un po' di combo che matcha Roxy. Oddio, la Roxy è un po' più alta. È finita. Già. 30k. Madonna, 30k di differenza. Non era molta, si poteva ribaltare tutto. Peccato che il mapper ha deciso di far finire la mappa così. 5-1, match point per il team di Mirkap, cesso team.
Avevo quasi azzeccato lo sweep, eh? Quasi. Quasi, quasi. 5-1 pick per il team di Roxy. Ok, vediamo cosa possono fare per recuperare. Vediamo un po' il pool un attimo. Signor streamer, il pool. Signor streamer, il pool. Ma porca puttana, ok. Ok. Cosa c'è open? Ok, sicuramente non possono andare di Eden. Perderebbero istantaneamente. Le HR sono winnable. Secondo me le HR sono molto winnable per il team di Roxy. Sono molto... DT, per favore. Steady T. Secondo me le HR sono un pick un tantino più safe per loro rispetto alle DT. Tu dici? Sì. Secondo me sì. Tipo una bella HR3. O due, forse due. Un altro pick safe potrebbe essere il T1. Visto che il team visto che il cesso team è un po' debole su 10.3. Quindi potrebbe essere un pick decisivo per il team blu. Però sicuramente non possono andare di Eden. Questo, quello sarebbe veramente come autofailare, cioè proprio completamente trovare. HR3, questa l'ho chiamata. Dai. Meerkat gode. Se mettere Eden, no. E c'è la festa, si inizia. Match point. Match point per il team, per il cesso team, però, okay. Come ho detto prima, secondo me le HR sono winnable per il team blu. Devono solamente concentrarsi un po' di più. Oddio, niente Nyx su HR? Oh cacchio. Oh cacchio. Questo è un problema. E qua Roxy deve fare 1-1-B5, altrimenti la vedo dura. Roxy impazzito. Roxy sì, un po' schizofrenico. Easy breaks. Verti tutto il team red. Tutto il team red brecca? E però hanno delle hack decisamente superiori rispetto al team blu. Qua il team di Dox sta tirando delle hack 79% da partito. Esatto. Però tengono combo. Per ora è questo quello che li tiene in piedi. Tanto l'hack migliore della lobby è 92% da parte di Midcap. Sì, ma 92%, 93% è tipo oro rispetto a 87%. Mirka, cioè Marv tiene un po' di combo. Tiene un pochino di combo. Ora si inizia nella parte difficile. Vediamo chi distruggerà. Oddio, molti break. Roxy tiene la full combo, 80 di hack. Solido.
solido. E niente, ho parlato. Ho cursato. Poteva essere uno dei migliori combo gamer italiani. E invece il titolo rimane su Master Deck. Oh, back, ok, combo reset. Lead closissima. È ancora troppo presto per dire qualcosa, siamo a metà mappa. Sono molto molto close. Sì, molto close. Basta che brecca uno del team blu ed è la fine. Cazzo, ammazzo lei però. Vedi. Tocco qui. Marv, combo solida. Marv si riprende un attimo. Risale un po' questa hack. Mirkap Beast Mode. Madonna, quanto è close sta mappa, mamma mia. Aiuto. E qua mi sa che uno dei due team deve lasciare la penna per lasciare il pick all'altro, altrimenti sarebbe difficile. Marv... ah no, vai, non mangio miss. Oh mio Dio. Qua ci vuole un miss da parte del team 3. Oh mio Dio, Mirkap. Oh mio Dio. Roxy tiene la combo, la disposta. Oh mio Dio, è grossissima. Appena uno missa è la fine qui. E qua è 1v1 tra Marv e Roxy. Oh mio Dio. Marv missa. E mi sa che questo pick, sì. Questo pick è aggiudicato. Piccola rimonta. Oh, zitto Roxy. Roxy ha fatto. Roxy si è ripreso. Se forse sì. Ci arriva a 500, sì. Sì. Score solido, oserei dire. Akinari è solidissimo, 97k. Sì, un solidissimo C-Rank da parte di Akinari. Gatto, non ce ne frega un cazzo! Basta dire che c'è... Ma smettila! Oh, Gigi! Oh mio Dio! Sì, hai ragione, scusa. 5-2. Ok, ora, io qui prevedo un ID l'uno da parte del Team Red. Sarebbe il loro pick più safe, secondo me. DT3! Fanno bene. Fanno bene, ma secondo me era più safe ID l'uno. Non... almeno questo è quello che mi sentivo. È Nyx e Speranza, ma Nyx ha la febbre. Sto pick, sì, è un bel po' sus, perché ho capito che Nyx non c'è, però Tocco può dare il meglio di sé su sta mappa, eh. Vedremo. Però Tocco su questa mappa è molto pericoloso, quindi... per questo dico che è un pick un po' sus per il team rosso, però. Ma se l'hanno piccato vuol dire che ce l'hanno, dai. Ci fidiamo. Fizzbok, me l'hanno detto che Nyx ha la febbre. Porco Dio. Me l'hanno detto. Scusate, oh mio Dio. Ero distratto, ma Nyx ha la febbre? Sì, Nyx ha la febbre. Ok. E spero gli rimanga. Vaffanculo. Studio bene, Nyx. Nabbe sulla... oh, mio... oh vabbè, sì, non c'è Nyx, è vero. Ogni volta... non c'è perché la febbre, scusami. G. Qua qualcuno non sta a skippare. Any skippers? Chi non skippa viene bannato dal torneo. No, no skip strat. Che è alto sta mano? Dovrebbe essere speed finger control.
già degli early breaks sulle prime triple. Gatto, se per te questa è stamina, ho brutte notizie per te. Io non vedo le parti stamina. No, vabbè, vabbè, deve ancora... Combo molto simile tra di loro. La... ma l'Hack ce l'hanno meglio il Team Red. Vabbè, due break, cazzo. Doppio break non ci voleva. Ma comunque worth per il Team Red. E quella sì, quella lead è decisamente del Team Red. Però ora si entra nella parte un po' più difficile della mappa. Quindi se fai tanti chain miss potresti perdere un sacco di punti. Diciamo che fino a mo la mappa era... potrebbe essere fatale. Vero. Tipo in queste doppie. Chi mi ha messo queste doppie è Frocio. Vabbè, che palle. Vabbè, l'unica che non niente, può essere. Niente, ok. Marv, oh mio Dio, Marv. Il Kevin. Vabbè. Ok, questa lead è impossibile da fare. Il team Cesso ha vinto. Vince il Cesso team. Complimenti a tutti. Bravissimi. Ottimo. 6-2. Continua il trend, perché vedo che nessun team è andato oltre il 2. Ho visto solamente 6-2 e 6-0 in questo torneo. 6-1, 6-1, 6-0, 5-2. Adesso 6-2. Prossimo match è alle 20, sì. Uno show match, non lo so. Gigi si è mutato, sono rimasto solo io, ragazzi. Che dire? Ti sentono? Allora lo devo dire io. Smoke ha detto che non faremo lo show match. Un saluto a tutti, ragazzi. Alla prossima.